Il cammino diocesano 2020-2021. Il sussidio che ci è stato dato contiene questo titolo: Saremo disposti a cambiare i nostri stili di vita? Perché dopo il Covid, anche nella vita della comunità diocesana di Roma, tante cose cambiano. È un cambiamento però guidato da Dio che bisogna accogliere e interpretare. Prima di tutto, ci ha detto il cardinale vicario, che dobbiamo partire dall'idea che abbiamo dentro il cuore quattro grandi desideri: respirare, uscire, incontrare gli altri ed abbracciarli. E questo significa che siamo davvero la comunità cristiana dei discepoli di Gesù riunita nel Cenacolo. La Chiesa nasce così, dal risorto che entra, soffia lo spirito sul volto dei discepoli che quindi respirano, che escono, che incontrano gli altri e che li abbracciano. È l'abbraccio di Cristo che vuole diventare un solo corpo con tutti gli uomini. È da questa immagine, da questi quattro desideri, che riparte il cammino diocesano. Nelle sue linee di fondo è confermato quello che già avevamo progettato o sognato. È il tempo, quello che stiamo per vivere adesso, di andare incontro agli altri, agli abitanti dei quartieri, specie le famiglie, i giovani, i poveri e i malati, per ascoltare le storie di vita, le loro storie di vita, e contemplare quello che lo Spirito sta facendo nei loro cuori. Ovviamente queste dimensioni sono assolutamente confermate anche per il prossimo anno. Le comunità cristiane saranno chiamate a uscire, a incontrare gli altri, ad ascoltarli, a contemplare l'azione di Dio nelle loro vite. Però che cosa è cambiato nel frattempo? Beh, sono cambiate due cose, diceva il cardinale vicario. È cambiata la vita delle nostre famiglie. Alcune famiglie hanno retto veramente molto bene questo tempo, anzi, ne sono venute fuori ancora più cementate. Hanno avuto la possibilità di dedicarsi del tempo, di parlare, di pregare insieme, di vivere delle liturgie insieme. Queste sono le famiglie che sono il soggetto oggi dell'evangelizzazione. Dall'altra parte, altre famiglie invece hanno vissuto le lacerazioni rispetto a ferite non risolte, oppure si trovano in situazioni di grande povertà, perché sappiamo che tante persone che vivevano a rischio povertà, ora e ancora di più nei prossimi mesi, cadranno nella povertà assoluta. A tutte queste realtà familiari la Chiesa deve offrire il proprio sostegno, il proprio aiuto, e quelle famiglie che da questa esperienza sono uscite rafforzate sono davvero il cuore pulsante di questa fase dell'evangelizzazione. È cambiato poi il rapporto tra le parrocchie, le comunità e i quartieri. Tanta gente ha sentito i preti e i cristiani vicinissimi alle loro vite. E allora di questa vicinanza, forti di questa vicinanza, usciamo, incontriamo gli altri, li abbracciamo. Certo, quello che stiamo vivendo, come vi dicevo prima, è un periodo molto difficile per molte persone. Per questo la solidarietà, la vicinanza della comunità cristiana deve essere forte, deve essere palpabile a livello di relazione, di annuncio del Vangelo e anche di solidarietà. Papa Francesco ha indetto il fondo Gesù Divino Lavoratore proprio per farsi vicino, per farci vicino a tutte le persone. Un fondo che tutti siamo chiamati a alimentare, perché è un fondo creato apposta per le situazioni di maggiore povertà di Roma. Buon cammino a tutti.